Sì, è stato nominato, lo vedete, lì seduto, pronto a salire, secondo me viene correndo, lui fa la passerella correndo. È arrivato anche il momento del mister, Roberto Donadoni. Oh, finalmente abbiamo il nostro ospite. Non l'ha fatta correndo però la passerella. No, perché l'altro giorno volevo fare il giovanotto con i miei ragazzi e ci ho lasciato una coscia, quindi correre per me adesso non se ne parla. Ma come ci ha lasciato? Perché ha voluto giocare con loro? Ha voluto allenarsi e giocare? Ho voluto fare un giochino che facciamo prima dell'allenamento e siccome sanno che sono uno che non vuol mai perdere, loro si divertono a tenermi in mezzo. Io per stare al passo ho esagerato e sono rimasto bloccato. Io vi vedo soprattutto al centro che stanno ridendo un sacco, ma loro tre belle. Ma io posso sapere di che cosa si cosa che l'hanno fatto fare? No, ma nulla di particolare. Ma ridono perché li sto facendo lavorare poco, loro hanno ancora la forza di. Occhio, poi mi mette sotto, ci sfianca, mai non rialzate più. Allora, da questa sera poi li lascia andare a dormire, non è che fate un allenamento notturna perché hanno riso. No, c'è da mezzanotte all'una una pausa che sarà simpatica, no? Però al di là di questo ci tenevo anch'io ad associarmi a quanto ho detto prima. È chiaro che per una squadra di calcio fare un ritiro vuol dire comunque allenarsi, far fatica e si potrebbe pensare che un posto vale l'altro, non è così in realtà, perché io è la prima volta che sono qui a Levico e devo dire che siamo veramente nelle condizioni ideali per poter lavorare, questo credo che sia importante, questo è un periodo fondamentale nella stagione di una squadra e riuscire a prepararsi nel modo migliore, quindi avere una struttura e un'accoglienza di questo tipo ci dà dei vantaggi, quindi ringrazio tutti. Grazie, allora non è solo carta stampata, non è solo voce, insomma il Parma con lei ha una marcia in più, non sono solo parole, è vero, sono anche dati di fatto. Ma sono i dati di fatto che hanno fatto questo gruppo di ragazzi, qualcuno non c'è più e quindi va dato merito anche a loro, così come va dato merito anche ad un allenatore che è stato prima di me, perché è sempre facile parlare bene di se stessi, bisogna sapere anche riconoscere quelli che sono i meriti di altri, quindi io ho raccolto qualcosa che già esisteva e poi ho cercato di metterci nel mio con la grande partecipazione che tutti i ragazzi hanno messo, perché senza quella poi alla fine si combina poco. E se noi avremo ancora questo spirito anche quest'anno, questa voglia, questa volontà di crescere ancora, di dimostrare ancora qualcosa in più, di voler stupire prima di tutto noi stessi, perché se si è soddisfatti di noi stessi poi si riesce a rendere felice anche gli altri, e se avremo questo spirito allora anche quest'anno magari parleremo di qualcosa di importante che avremmo fatto, però dipenderà molto ed esclusivamente da noi. Bravo. Grazie, un'ultimissima domanda per una come me, ma sicuramente anche come tanti altri, perché io vedo un sacco di giovani qui questa sera, erano gli anni 80, io piccolina la vedevo in televisione, era bravissimo, bellissimo, lui ancora, però io me la ricordo, quando ero piccolina davanti alla televisione, insomma, che ti fa Forza Italia. Allora la cosa che volevo chiederle, se lo spirito, quello spirito con cui comunque giocava negli anni 80, conta nel ruolo che adesso lei sta giocando come mister, conta magari quella carica che lei riesce a trasmettere ai ragazzi, perché è vero, cioè loro ci mettono le gambe, ci mettono il cuore, ma però ci vuole anche dell'altro per correre. Ma ci vogliono tutte le cose, tutte le qualità che ognuno di noi ha, io credo di aver avuto la fortuna di aver fatto una carriera più o meno importante, di aver avuto la fortuna di conoscere grandi allenatori, quindi di aver accumulato grandi esperienze, adesso il mio dovere è soltanto quello di trasferire ciò che ho ricevuto a chi chiaramente vuole crescere, vuole dimostrare, vuole diventare un giocatore importante, quindi questo è semplicemente il mio dovere e lo faccio con grande passione, credo e spero che loro recepiscono questo da me, che recepiscono soprattutto questa voglia e questa determinazione che mi fa tentare di tutto affinché si possa raggiungere qualcosa, e se noi avremo questo spirito, se io sarò bravo anche a trasmettere loro questo spirito, allora avremo un ingrediente in più che forse ci farà, permetterà di fare anche qualche punto in più, però questo deve
chiaramente venire dal sottoscritto insieme con tutto un apparato e tutto un entourage che è chiaramente fondamentale per far sì che poi si ottengano i risultati. Grazie, un applauso.